Buongiorno web spettatori, sta per cominciare un anno scolastico di grande confusione per tutti i docenti e in particolare per quelli delle graduatorie ad esaurimento, che verranno chiamati a coprire le supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto del 2016. Ed è proprio a loro che la redazione di professione docente, il centro studi nazionale, i dipartimenti pensione, consulenza e propaganda della Gilda hanno dedicato questo opuscolo che verrà inviato a tutti gli iscritti della Gilda insieme a professione docente di settembre. In questa pubblicazione sono raccolti i diritti e doveri dei docenti a tempo determinato, perché nonostante la nuova riforma, le regole dei contratti annuali non sono cambiate. A pagina 4 della guida, i docenti che attendono un incarico annuale possono trovare utili regole da seguire al momento della nomina. Se il docente è assente alla proposta di nomina o rinuncia, perde, ricordano i redattori dell'opuscolo, la possibilità di conseguire la supplenza nel medesimo insegnamento. Vi diamo ora la sintesi della regolamentazione dei contratti annuali. Malattia. Ricordiamo che non sono soggetto ad alcuna trattenuta le assenze dovute a infortunio da lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e relativi periodi di convalescenza. La durata. Docenti con nomina fino al 30 giugno o fino al 31/8, 3 mesi per anno scolastico, oltre si conserva il posto. Non più di 9 mesi in un triennio scolastico. Le assenze per malattia, anche se parzialmente retribuite, non interrompono la maturazione dell'anzianità e sono servizio a tutti gli effetti. La retribuzione per la malattia, primo mese al 100%, secondo e terzo mese al 50%. Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo trattamento fondamentale, con esclusione di quelli accessori. Per i rimanenti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza assegni e con un'interruzione del computo dell'anzianità di servizio. Assenze per docenti con nomina del dirigente scolastico. 30 giorni per anno scolastico, nei limiti della durata della nomina, retribuzione al 50%. Assenze per ricoveri o terapie per gravi patologie. Non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute a gravi patologie. Il certificato è redatto dal medico dell'ASL o di famiglia. Deve specificare che il docente è assente per terapie temporaneamente e o parzialmente invalidanti, per malattia dovuta alle conseguenze delle terapie somministrate, per ricoveri ospedalieri o day hospital, dichiarando che il dipendente è affetto da grave patologia temporaneamente e parzialmente invalidante. Retribuzione intera limitatamente alle sole terapie, ai ricoveri o conseguenze dipendenti dalla terapia. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il proprio orario di servizio del giorno in cui si verifica. La certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS. Successivamente la scuola riceverà dall'INPS la certificazione medica o via posta elettronica certificata o acquisendola direttamente dal sito dell'INPS attraverso le credenziali di accesso. L'amministrazione deve disporre la visita di controllo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce di reperibilità obbligatorie sono 9.13 e 15.18. L'assenza alla visita di controllo senza giustificato motivo comporta la perdita del trattamento economico per un periodo massimo di 10 giorni. L'eventuale assenza ad una seconda visita fiscale comporta la decurtazione aggiuntiva del 50% sui restanti giorni. Il controllo non è disposto in caso di ricovero in una struttura ospedaliera, pubblica o privata, da documentare. La retribuzione intera. Infortunio. Le assenze dovute ad infortunio sul luogo di lavoro non rientrano nel computo dei giorni di malattia. Al personale con contratto a tempo determinato spettano comunque le eventuali proroghe e o i successivi contratti se avente diritto e ancora assente per infortuni. Non viene disposta la visita fiscale, la retribuzione intera entro la durata della nomina. Permessi per partecipazioni ad esami e concorsi, 8 giorni compreso l'eventuale viaggio senza retribuzione. Permessi per motivi personali o familiari.
6 giorni da documentare anche mediante autocertificazione, senza retribuzione. Permessi per lutto, 3 giorni per evento, anche non consecutivi, in caso di decesso di componente la famiglia anagrafica o di parenti entro il secondo grado o a fini di primo grado o soggetto convivente stabile. Sono richiesti e documentati mediante autocertificazione, retribuzione intera. Permessi per matrimonio, 15 giorni consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente, che può essere da una settimana prima del matrimonio fino ad un massimo di 60 giorni dopo, retribuzione intera entro la durata della nomina. Permessi orari brevi, compatibilmente con le esigenze di servizio e alle possibilità di sostituzione, possono essere concessi permessi orari per esigenze personali. Non più della metà dell'orario giornaliero e comunque non più di 2 ore. Complessivamente i permessi non possono superare nell'anno scolastico l'orario settimanale di servizio. Retribuzione intera, ma devono essere recuperati entro 60 giorni dall'utilizzo. Qualora il mancato recupero sia imputabile al dipendente, viene trattenuta dallo stipendio la somma corrispondente. Permesso per la formazione in servizio, 5 giorni. Ne hanno diritto tutti i docenti in qualità di discenti o formatori per corsi organizzati dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da enti accreditati. A nome della redazione di GTV, vi auguro buon anno scolastico.